Salve a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul canale. Siamo qui oggi per un nuovo video per parlare della Weekend League, i miei consigli per questa fine weekend, i miei tre consigli su come migliorare, su come divertirvi perché ormai siamo a fine del gioco e un po' cosa ne penso io, cosa ho fatto io in questa weekend. Ma prima di iniziare vi chiedo un like e di iscrivervi al canale. Allora, Weekend League, ho fatto fuori classe 3, questa è la mia rosa. Vi consiglio di questa rosa Vardy e Henderson perché sono incredibili. Come ho detto nel video precedente, Boateng è un game changer per eccellenza. Ma parliamo subito della weekend. Weekend league strana, weekend league difficile, sì. Ci sono i pick della Liga, giocatori forti, interessanti, non come quelli della Premier, ma comunque forti. Ho visto lamentele, tante lamentele nei commenti. Voglio darvi tre consigli. Consiglio che vi do, non date sempre colpa al gioco. Perché vi dico questo? Vi racconto la mia partita per il 21. 9 tiri 9 in porta, dominata, parate assurde da parte sua. Era in vantaggio, su una mischia un calcio d'angolo, causo calcio di rigore che c'era, lui mi segna. Andiamo in supplementari, parto da solo, che neanche Inzaghi al Mondiale 2006. Contro il portiere, potevo saltarlo, fargli il cucchiaio, di tutto, veramente di tutto, gliela tiro in bocca. Sbaglio, perde rigore. Ora direte, ma tu hai fatto 9 tiri, lui ha fatto 1-0 perché tiri non ne aveva segnato su rigore e ha vinto. Capita. Però intanto io mi sono mangiato un gol col VAR davanti al portiere, ho sbagliato un passaggio fondamentale per segnare a porta vuota. Non è il gioco che... non è il gioco che mi ha fatto tirare la palla addosso al portiere. Sono stato io che non sono stato freddo, non l'ho saltato, non ho fatto mille altre cose, ho preso gol. Qui non vi dico di non dare tanto colpa al gioco, è perché fondamentalmente il gioco non ha nessun senso di favorire te o l'altro. Semplicemente è una cosa anche molto psicologica. Quando noi siamo in vantaggio e abbiamo tipo 10 tiri, 11 in porta, il nostro avversario ha un tiro e 0 in porta, 60% di possesso palla a noi. Sale la paura e l'ansia, ogni azione che lui fa per noi può essere un pericolo, perché dici, cavolo, ho fatto 11 tiri, lui ha fatto 0 e ogni volta che sale in attacco ho paura che mi segni, esattamente. Però cerchiamo di essere un po' autocritici, cerchiamo di migliorare in difesa e cerchiamo di capire dove abbiamo fatto errori. Vi consiglio di salvarvi col tasto share la clip, di guardarvi le azioni salienti e vi assicuro che la maggior parte delle volte capite veramente che voi avete fatto errori di impostazione, errori difensivi, gol sbagliati, tiri che non c'entravano niente magari con un vostro compagno libero. Sono tante cose e vi assicuro che da questo punto migliorereste veramente, veramente tanto. Secondo consiglio, fate solamente affidamento sul valore della vostra rosa. Nel video precedente, nel mio canale, ho parlato dei game changer. Ed è vero, sono game changer perché giocatori come Neymar, Mbappé, Blanc, Van der Sar, Boateng ti svoltano le partite e ti aiutano a segnare. La differenza tra un Dalglish Prime e un Mbappé base può essere che magari Dalglish Prime con la freddezza, col tiro che ha, ricapita una palla, te la butta dentro. Per esempio, se avete Martial anziché Neymar, Neymar ti butta dentro un sacco di gol, Martial magari ci vogliono 6 palle per farlo segnare. Ma quello che vi voglio dire è che molte persone mi scrivono: ma c'ho una squadra da 10 milioni, da 8 milioni, c'ho tutti questi giocatori e non riesco a segnare, non riesco ad avere risultato. Molte volte si pensa che avere solo i giocatori sia abbastanza. Serve capacità di apprendimento, serve impegno. Non fare affidamento solo sui giocatori, perché anche questa weekend ho trovato squadre da 30-20 milioni ed è gente che ha fatto. Gli chiedevo: ma quanto sei? Mi dicevano: sono a 11, sono a 13, sono a 14. Perché molte volte uno ha lo squadrone, ma comunque non si è mai applicato. C'è giocatori forti, non è migliorato e comunque non fa più di oro 3 o altro. Quindi ragazzi, cercate sempre di migliorare nell'arena, tirando le punizioni, negli esercizi di tiro che vi ho fatto vedere l'altra volta, migliorando con un amico, giocate contro gli amici, fate finta che sia la Weekend League, provate in ogni modo
a difendere bene tante cose. Vedrete che con i giocatori forti che avete migliorerete senz'altro. Terzo e ultimo consiglio, che racchiude altri consigli, diciamo, dentro. Cercate di divertirvi e imporre un gioco. Cosa vuol dire? Molte volte vedo partite e mi accorgo anch'io che certe volte cado nella trappola dove ogni azione è così, ping pong, cioè attacco io, attacca lui, attacco io, attacca lui, tutta l'ora così. Non ha senso. Non ha senso. Perché non ha senso? Perché il calcio è un'altra cosa, anche se siamo in un videogame, cioè facciamo un po' di possesso palla, giriamo la palla, cerchiamo un'imbucata, facciamo 1-2. Questa cosa di fare, che vedo che molti si lamentano e guardo le partite, di fare spammata dell'esterno, quindi passaggio filtrante all'esterno, cross dentro, ribattuto, allora il mio avversario di nuovo cross, filtrante sull'esterno, cross anche lui. Questa cosa di fare ping pong così non porta a nulla, non porta a nulla. Soprattutto se stiamo vincendo una partita, e lo dico a tante persone che mi scrivono, se stiamo vincendo una partita 1-0, abbiamo dominato, siamo all'80esimo, lui è con un tiro, un in porta. Abbiamo innanzitutto l'ansia perché sembra che ogni volta che lui stia andando in aria segni, assolutamente, e questo ci sta per una cosa mentale. Ma soprattutto non ha senso forzare la giocata. Quanti pro player, quanti streamer, quante persone vediamo che sono 23-0, 21-0, che quando mancano 5 minuti a fine partita non è che fanno melina, ma gestiscono il possesso. Il possesso vuol dire gestire 1-2. Cambi di gioco, provare a... C'è spazio, occorre fare quella manovra. Capacità di valutazione, dico io. E molte persone mi scrivono: vincevo all'80esimo 1-0, ho perso 2-1 all'90esimo. Poi tu vai a indagare, magari guardi anche persone che mettono le clip o alto, e io vedo che senso ha se sto vincendo all'84esimo 1-0, ho fatto 20 tiri, 20 in porta, lui 1-0, prendo e parto dritto per dritto con Orsic, perdo palla, mi prendo il contropiede e gol, e poi la perdo anche i rigori. Non ha senso. Non vi dico di fare melina, ma dico capacità di capire che magari facciamo un giro palla, difensore, terzino, centrocampista, esterno, vediamo che siamo chiusi. Ok, ricominciamo, proviamo un'imbucata al nostro attaccante che si gira. Se vediamo che proprio non c'è spazio, continuiamo, torniamo indietro. Oppure, se abbiamo un possesso palla, mettiamo del 61%, 60%, che senso ha continuare ad attaccare dritti, dritti per dritti? Andiamo, continuiamo, non ha senso. Nel senso, se abbiamo un possesso palla sopra il 60%, vuol dire che il nostro avversario non ci ha pressato. E se all'80esimo abbiamo ancora il 60% di possesso palla, vuol dire che lui non ci sta ancora pressando e sta vivendo di contropiedi. Quindi io vi dico, gestione del possesso palla. Perché è naturale che se noi abbiamo il 60% di possesso palla, lui non ci sta pressando e stiamo dominando. E quindi se teniamo un po' di più palla e non andiamo, continuiamo ad andare in contro, cioè continuiamo ad andare in avanti, è normale che lui si trovi in difficoltà, perché lui sta vivendo dalle nostre azioni. Molte persone giocano con ripiega e ripartono e vivono dalle azioni altrui. E l'ho visto anch'io in questa Weekend League. Però ho imparato che se sto vincendo all'85esimo 1-0, quella palla inizia a farla girare, e se lui veramente la vuole viene a pressarmi, e allora lì provo, in caso di pressing, provo a verticalizzare in avanti. Quindi ragazzi, ripeto, non è facile, non mettetevi mai degli obiettivi, nel senso, non avete obiettivi in weekend, a meno che non dovete solo confermare l'accesso, quindi 11 vittorie o 14, però non mettetevi obiettivi. Il mio obiettivo è giocare e vincere più partite possibile, perché se ci mettiamo l'obiettivo di fuori classe oro 1, fuori classe 2, 3, tutto quello che volete, magari poi siamo 7-7, 7 vittorie, 7 sconfitte e ci passa tutto, e questo non lo vogliamo. Quindi ragazzi, cerchiamo di gestire bene la palla, di capire i nostri errori, di riguardare il replay dei nostri errori, di non fare affidamento solo sui giocatori forti, ma semplicemente provare a migliorare, capire dove ho sbagliato in difesa e metterci una pezza nel caso, e divertitevi. Questi sono i miei consigli. È stata una weekend difficile. Vi faccio vedere la mia rosa. Giocata col 4-4-2.
4-2. È stata veramente una weekend strana, non come l'altra, ma comunque difficile. Spero che il video vi sia piaciuto. Scrivetemi qua se volete altri consigli, io rispondo a tutti. Però, ragazzi, veramente il gioco, ripeto, non vuole far perdere nessuno. A volte facciamo tanti tanti errori e non ce ne rendiamo conto. Dobbiamo imparare bene a difendere e ad attaccare. Soprattutto, l'ultimo consiglio e chiudo il video: non fate l'errore di switchare con L1 sempre e di mandare i giocatori in avanti e poi trovarvi i buchi in difesa. Questo lo dico perché capita spesso. Beh, ragazzi, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto. Noi ci vedremo presto per un altro video tutorial sui rigori e sulle punizioni, ma soprattutto i premi di questa UL. Noi ci vediamo presto. Ciao a tutti, ragazzi. Bella!